Buongiorno. Volevo fare un periscope, ma in questo punto di strada non prende una mazza e quindi facciamo un vlog. Momento di follia. Ah, mi scuso per la cofana, ma ho i capelli in piega praticamente perché questo è... Poi vi ho fatto anche, credo, un tutorial su come faccio i capelli mossi. Vi metto in caso una scheda qui, tipo... Sì, tanto sono qua le schede. E quindi mi sono fatta la doccia prima di uscire di casa e... Siccome fanno un miliardo di gradi, non ci penso minimamente ad accendere il phon. E quindi ho messo in posa, in piega, anzi. Mi sono fatta pure la tinta, perché avevo una ricrescita che era praticamente di 12 dita. Dirvi, allora, oggi praticamente non sono le 6 e mezza di mattina, ma è l'una e mezza, anzi sono quasi le 2. Stasera, siccome devo uscire con i miei amici, abbiamo preso due macchine, quindi io comunque ne ho approfittato la mattina per fare un po' di pulizia a casa e per farmi la tinta, la doccia e tutto quanto. E ho dormito un pochino di più, ho dormito fino alle 10:30 e quindi praticamente sono partita a quest'ora. Aspetta, questo non si sa che deve fare, cioè mette la freccia a 20.000 ore e poi nemmeno si sposta per girare. Complimenti, come belle. Ok. E quindi sono partita che erano le 2, quindi adesso sto arrivando a casa da mia madre per pranzare, poi comunque devo lavorare. E poi alle 5 devo andare dalla sarta perché mi ha stretto un vestito per un matrimonio e quindi devo andare a fare la prova. A proposito, una cosa: se comprate da ASOS, non considerate al 100% le taglie italiane, perché dovete comunque considerare le misure in centimetri, vedete, fate sempre riferimento a quello, perché io mi sono resa conto, avendo comprato più diversi vestiti in questi ultimi anni da ASOS, che tendono a essere almeno una taglia in più, quindi prendete sempre come punto di riferimento le misure in centimetri per scegliere la vostra taglia. Anche mia sorella ha preso comunque con i centimetri una taglia in meno. Quindi non è una cosa che è limitata a me, anche mia sorella ha fatto la stessa esperienza. E così. Ah no, vi racconto un'altra cosa. Allora, andrà sabato, lunedì, nel giorno scorso ho fatto il bagno a Romolo. Era il primo bagnetto, perché comunque noi cani non li laviamo tutti i mesi o comunque non li laviamo spesso, perché comunque non vanno lavati spesso. E quindi ogni tanto gli dava una pulita giusto con lo shampoo a secco. Praticamente quindi era il suo primo bagnetto ufficiale. Ha fatto un macello, cioè l'ho ficcato dentro la vasca, l'ho messo dentro la vasca con l'acquetta non tiepida, ma tiepido fresca, quindi nemmeno a dire schiattava di caldo. L'ho insaponato, ha fatto un macello, ha cercato di evadere tipo 2-3 volte, è riuscito ad evadere dalla vasca, per fortuna avevo chiuso la porta, ha riempito il bagno di schiuma praticamente, scivolava ovunque perché ovviamente aveva le zampette umide e insaponate. Poi grazie al cielo si è rassegnato, sono riuscita ad asciugarlo, l'ho messo con l'asciugamano, sembrava una creatura, e poi l'ho asciugato tutto spettinato, tutto i peli a destra e a sinistra. Sono andata con i miei genitori dalla sarta, ma fa un caldo allucinante, cioè mille milioni di gradi. Mio padre mi voleva far tornare a piedi, sta qua vicino la sarta, però fanno mille milioni di gradi, cioè praticamente 35-36 gradi. No, schiumavo proprio, la stavo facendo la sala, il guancio è rosso in porcellino. E nel frattempo mi sono tolta pure tutto lo smalto, perché mi ero innervosita prima e quando mi innervosisco praticamente mi tolgo lo smalto. E basta. E quindi mi sono fatta riportare a casa e ho riportato anche i vestiti mio e quello di mio padre, che sono pronti.
che la sarta ce li ha stretti. E mi pare di dimagrito tanto, perché comunque col fatto che ha il diabete e tutto quanto prende le medicine, e c'è una medicina in particolare che fa molto dimagrire. Anche mia nonna prendeva la stessa medicina, pure lei è dimagrita tantissimo. Però è un po' inquietante, perché comunque mio padre è sempre stato abbastanza un po' pienotto. No, non pienotto, però comunque un pochino più robusto e dimagrito molto, quindi è una cosa un po' inquietante. Però vabbè, il dottore ha detto che probabilmente è quello e poi vabbè, gli ha segnato tutte le analisi del caso e quindi adesso le farà tutte quante. Non so se lo vedete. Apollo. E sta prendendo aria. Che sta in mezzo alla corrente praticamente lì. Ettore! Ettore! Ettore, ecco, ho capito! Dove vai? È un po' gnoccolone. Ecco, sta andando giù. Un po' gnoccolone, Ettore. Diciamo che ormai è vecchietto perché ha 12 anni, quindi inizia a perdere qualche colpo, poverino. E un pochino non si sente più bene come prima, anche un po' di forza nelle zampotte l'ha perse. Infatti scende, per salire sul letto ci vuole un pochino. E per fortuna c'è Romolo che lo perseguita e quindi lo smuove. Questo qui, non so se lo vedete, questa discolorazione, è praticamente non mi ricordo come si chiama, praticamente è un capillare che si era rigonfiato e quindi mi ha formato una specie di bollicina. Che poi era scoppiata e quindi comunque mi sanguinava e l'ho dovuta comunque far togliere e me l'ha tolta anche il chirurgo estetico. Infatti per questo la discolorazione si limita solo al labbro e non... Oh, ciao Ettore, vieni! Vieni mamma! Oh, mamma mia, quanto fa caldo! Niente, lo sotto al letto. E per questo si limita solo al labbro e comunque non mi ha fatto uno sfregio poi qui sulla pelle. Qua basta comunque che se mi trucco ci metto un pochino di matita colorata e passa tutto. Good morning, good morning. In realtà sono le 8:30 e sto andando dai miei amici. Dai, su, passa, su, Paolina, su. Stavo vedendo oggi pomeriggio mentre lavoravo, fortunatamente oggi non stava una giornata molto pesante, stavo vedendo Jurassic World. Sinceramente, a me io guardo le recensioni dei film che fa Barbie Xanax e le trovo molto accurate, molto approfondite, molto studiate, perché comunque si vede che c'è uno studio dietro, c'è una grande conoscenza del mondo cinematografico, di sicuro maggiore di quella che ho io. Però sinceramente a volte, almeno per quel che mi riguarda, per come io mi pongo davanti al cinema, a volte per me un film è un film, cioè nel senso Jurassic World le ha fatto un'analisi molto accurata parlando di alcuni simboli, alcune cose, della scenografia, delle luci, della storia, della fotografia e tutto quanto. Cioè io lo guardo perché è un film, cioè mi voglio distrarre per un'oretta, per un paio d'ore e lo guardo. Non, sinceramente non sono il tipo che va a guardare poi tutti questi approfondimenti. Ah, ieri sono andata, ieri, l'altro ieri allora sono andata non so se hai seguito un pochino la cronaca anche a livello nazionale, questa ne hanno parlato al telegiornale del sequestro del porto turistico di Ostia e dell'arresto del suo parente proprietario, e quindi io sono stata mandata al porto. Per comunque sentire le reazioni dei commercianti e tutto quanto. E visto che c'ero nel percorrere, c'era un negozio di scarpe. Ho detto: vabbè, entriamo, sentiamo cosa mi dice la titolare. E alla fine ho trovato un paio di scarpe bellissime. A me piacciono tantissimo. Sono, diciamo, la riproduzione di, se non sbaglio, sono le di Chanel, quelle con tutte le borchie.
ho fatto la foto e l'ho messa su Instagram. Mi piacciono proprio tanto, tanto, tanto. Sono molto comode anche, alte però molto comode. Poi la sera sono andata all'outlet, all'outlet di Castel Romano, che sta comunque vicino a casa mia, in strada, con Marco, e lui si deve comprare una giacca. E io praticamente mi sono comprata per il matrimonio di mia sorella un paio di sandaletti della Guess blu, un blu però molto trasparente, come se ci fosse comunque un doppio strato, diciamo, su questi sandaletti, bellissimi. E li ho pagati 35 euro perché stavano al 59% del prezzo di outlet, perché il prezzo pieno, se non sbaglio, era 100 e passa euro. Poi il prezzo outlet erano una sessantina di euro, e io praticamente l'ho prese al 59% di sconto e l'ho pagate 35. E sono davvero carine. Sinceramente eravamo entrati con Marco giusto per curiosità, perché comunque normalmente le scarpe, comunque anche all'outlet, le scarpe della Guess costano molto di più, e invece abbiamo trovato queste che costavano comunque 35 euro. Eccomi, scusate, mi aveva chiamato Marco al telefono. È andato a Castel Romano all'outlet e si è comprato la giacca, capito? Senza di me! E vabbè. Non mi ricordo che cosa vi stavo dicendo, sinceramente. Ah sì, i sandaletti! E quindi praticamente li ho pagati 35 euro, che è un prezzo buonissimo. Li ho provati, sono molto comodi, non sono altissimi, quindi hanno comunque quell'altezza che slancia la gamba. Però non sono importabili, perché se no stare tutto il giorno con quei sandali sarebbe un po' una sofferenza. Che poi tra l'altro mia sorella si sposa la sera, quindi almeno alle 4:30, non so, mi ricordo bene. Quindi comunque almeno il grande calore l'abbiamo passato, l'abbiamo evitato. Però comunque farà caldo sicuramente, perché comunque a metà settembre fa ancora un caldo della peppa. In compenso il 5 si sposa una mia amica, il 5 settembre sposa una mia amica, e lì anche là tra virgolette ce la svanghiamo, perché comunque svanghiamo fino a un certo punto, si sposa alle 6:30, quindi forse caldissimissimo non lo farà. E detto questo, aspettate che parcheggia, vado a parcheggiare. Riuscirò a trovare il parcheggio. Lo metto qui, parcheggio qui. Anzi, lo metto lì così al parcheggio. Boh, bella questa scena. Voilà, siamo arrivati. Detto questo, vi saluto. La serata si conclude qua, forse facciamo un po' di vlog poi dopo quando torno a casa, e un bacio, ciao! Aspettiamo il lasciatore! Sono vestita un po' come una profuga, però vabbè, c'è di peggio, si sono le scarpette. Vabbè, ciao! Sono le 2, sono tornata finalmente a casa, sono distrutta, sono disfatta anche, e buonanotte.